diretta? No, non siamo in diretta, però dite sì, no? Sì, l'osto, anch'io siamo in diretta. Siamo in diretta, bell'uomo per voi. Allora, adesso noi, caro Cernecca, detto anche no, Cernecca. Cioè, noi chi? Noi, gruppo di presentatori, eccetera, ambasciatori del Maker. Andremo alla ricerca andremo a scoprire cosa c'è negli stand, per scoprire quali sono i maker. Quali sono i maker? Tipo Paolini, quello. Esatto. Ecco. Allora, qui vicino ho visto un maker che si tratta di scarpe. Quindi scarpe. Potresti c'è una roba con i tacchi. Sì, c'è qualcosa. Sì, stampa 3D, tacchi da 3D. Stampa a 33D. Mi chiamo Clay, vengo da. Così mi filmano sotomace. Ok. Allora, andiamo negli stand. Il primo stand, a chi chi parte? Qua, questo. Con ordine, noi partiamo dall'M11. Con ordine, ricordati quest'ordine. Con M11 di che si parla? Vedo già scritto in tedesco. E quindi qua c'è M16. Ciao. Ciao. Allora, come vedi, ci hanno mandato in giro a rompere le balle a tutti. Non si può dire questa cosa. Sono uno strumento dietro che è un mondo. No, esattamente te l'ho detto. Ma sì. Sono una parola. No, sono uno da te. Allora, cosa ci presenti? Allora, vi presentiamo i droni autocostruiti da me. Droni autocostruiti da te? Sì, certamente. Questo qua è un progetto personale realizzato da cima a fondo. Questo qua invece è un kit. Come si chiama colui che costruisce i droni? Il droniere? Sì. Il dronista è più famoso. Uomini e donne, non il dronista. Il dronista. Allora siamo qui con un dronista, costruttore di droni. E quindi rifletti tu. Sì, con telecamera, sì, FPV, quindi remoto, col visore. Certamente. Ma cosa stavo neanche a dire a voi che non capì niente? E quel poi visore. Abbiamo anche le riprese con la telecamera. Riesci ad inquadrare le bavette? Si vedono le bavette del Cernecca. Quindi pilotare, ma dai, fantastico. Che portata ha? Allora, la portata io consiglierei non oltre i 500 metri o comunque questa distanza qua. Quindi possiamo andare sulla nave da crociera, ma non oltre? Sì, non consiglierei perché comunque è una portata visiva, essendo una frequenza di 2 GHz e 4, quindi abbastanza bassa, tipo Wi-Fi. Ma si guida dal telefonino? No, si guida questo telecomando qua. Lelu! Wow, un fotolatte 8J e con la ricevente messa qua sopra e la trasmittente di questa. Però e la telecamera registra sulla schedina o la registra in remoto? La registra in remoto, sia questo qua che questo qua la registra in remoto, quindi col visore si registra da terra e come si può vedere anche sul video, questo è un video che c'è adesso. È una ripresa fatta con questo drone qua e con la telecamera FPV. Quindi praticamente ogni anno puoi aggiornare la telecamera in base alla tecnologia che esce e avere il drone aggiornatissimo. Sì, puoi cambiare la telecamera ogni qualvolta che vuoi con una definizione migliore e quindi resti sempre aggiornato. Fantastico, e puoi andare dove vuoi o devi avere delle autorizzazioni? No, bisogna avere un patentino che è anche sopra i 200. Allora, 250 grammi. E adesso come adesso che io possiedo, diciamo, il basico, quindi non è possibile ad esempio qui in questa zona volare perché serve quello avanzato. Però nelle zone tipo campagna, come si può vedere nel video, si può anche andare. E ci sono delle zone delimitate ovviamente e si va sul sito apposito che si vedono le varie zone dove si può volare. Perché li hai costruiti? Qual è il tuo... c'è uno scopo finale o è puro... Allora, lo scopo finale non c'è, diciamo per divertimento, passione e per voglia di realizzare qualcosa di nuovo. È uno scopo? Sì, realizzare qualcosa di nuovo e fare nuove conoscenze anche sia di persone che anche di propria tecnologia. Figo.
Complimenti. Grazie. Bello. Prego. Visto oggi siamo partiti, guarda che siamo partiti così, M16. Grazie. Vado un salto e arriva Carlotta col coso là. C'è un signore con una calotta di legno in testa. Di legno? È uno stand o non sì, questo volevo capire, questo qua fa parte dello stand? Fa parte del no, io sono... sì, sì. Sei un maker? Ah, sei è un maker, no? Solo detto, che non ho lo stand. Da dove giunge? Tu sei lo stand? Sì, itinerante. Sei lo stand itinerante, quindi ti sposti ovunque e... perché? Cioè, cosa? Chi? Spiegati. One man band. Ah, one man band. Robotico. È robotico? Sì, per cui... Questa è la canzone, allora questa è per provare gli strumenti. Mentre la canzone. Ma c'è la canzone anche, c'è la canzone. Ma è bellissimo, suona benissimo. In un minuto tutti gli strumenti. Ah, in un minuto partono tutti. Sentiamo anche il nome un attimo. Io sono Federico Bonollo. Federico Bonollo. Questo qua è One Man Robot Band. Ah, One Man Robot Band, che ho visto che hai preso di tutto, cioè c'è un carrello della spesa modificato. Sì, sì. Giusto? Qua dietro c'è l'elettronica. Sì. Poi qui sono dei tubi idraulici tipo. Sì, questo per... No, è bellissimo. Allora. E tu sei disponibile per feste, eh? Quindi feste private e manifestazioni dove serve del rumore. Dice 10.000 euro per mezz'ora. Fatto bene. Splendido, splendido. Queste sono ornamentali, no, perché hanno il suono, quindi. Giusto, hai ragione. Importantissime loro. Vabbè. Anzi, vuole anche salutarti. Di dove sei? Io di Jesolo. Di Jesolo. E ti conoscono a Jesolo. Bene, ti conoscono molto bene a Jesolo. Sanno bene chi sono. Grazie. E il mondo del maker come è fatto? C'è anche il carrello. Hai le batterie per... Attento bambino. Sì, due batterie, 24 volte. C'è una scheda. C'è una scheda MIDI che l'ho già presa fatta. No, ma l'idea del suono di questa roba come vedi c'è... Sì, non è ancora fatto bene perché l'ho finito ieri pomeriggio. Ah, vedi, va bene. Cioè, no, ho messo su col scotch... Ne hai più di uno? E sputto. No, lui è... È lui. Ha fatto è lui. Nuovo... One Man Robot Band. Ricordiamocelo. Hai visto? Allora, qui siamo al M23. Beh, stampanti. Oddio, che bello. Dai! Ma che ti posso dire? Dai! Ma no! Aspetta, no, tu sei M15, giusto? M15. Okay. Ci spieghi due cose? Tutto. Allora, sì, noi diciamo vendiamo questi prodotti per costruire macchine. L'idea è semplice, tramite un profilato d'alluminio sagomato e delle ruote che scorrono, si può creare un movimento lineare e quindi creare frese CNC, stampanti, qua dentro c'è un laser, l'incisore laser e niente, vediamo questi moduli con piastre, piattini, viti, rondelle, eccetera, per poter assemblare e costruire. Che sono questi qua, sì, sono esatto. Questi giusto? Infatti, dove scorre... sono esempi di macchine costruite con questo materiale. Questi li avete fatti voi? Stampato con... Questo è in vendita? No, ti prego, vendimelo. Sì, si può rubare. Girati un attimo. Girati. No, c'è la luce dentro.
lo voglio. Bello. Bello. Grazie. E me 15. Ciao Valerio. Ciao. Anche qua siamo in zona stampanti. Con un altro stile, devo dire. Più classico. Forse più ordinato, c'è una signora. Fablab Fabergé. Ci sarà il numero M44, poi lo penso. Sì. Ma se tu avessi a casa una stampante 3D, cosa faresti? Cosa farei con una stampante 3D a casa? Casa nostra. Delle cose per alimenti, io farei delle cose per inserire del cibo, perché è la base di tutto è mangiare. Quindi io ho dei contenitori per cibo. Farei prima roba. Fa direttamente sì. Il cibo? No, cibo. Cioè c'è cibo in 3D, non so se si può ancora. Però magari futuribile. Saluto militare. Qui siamo da FabLab FVG. Non sono io la titolare, il titolare è andato a bere un meritato caffè. Vabbè. Sono la supplente. La supplente, ok. Non la valletta. Quindi 3D a manetta. 3D a manetta, un po' di tutto, anche stampa laser. Stampa laser. Taglio laser, di questi. Ah, guarda un po'. Questi piacciono. Bellissimo. Questi piacciono, Bellissimo. Taglio laser. Oh, che bello. Guarda. C'è qui il... Ecco il titolare. Salve. Così. Buonasera. Taglio laser, fatto con le sue manine. No, con le sue manine no, però grazie alle sue manine. Sì, ma questo in realtà va visto. Come? Fa molta moda. Così, no. Ecco, è una composita, ma spacca! Guarda! Figo! Vabbè. Ha un potenziale... Cioè. Questo l'ha fatto un bancario, ecco, così, con quella tecnica lì, quindi... Colorando gli strati. Del FabLab. Secondo me questo ha più potenziale... Sì. Cioè. Ce n'è. Bello, sì, bello, sì. Però questo. Questo. Insomma, FabLab FVG. È in legno. FabLab Maniago, perché? Sì, Maniago. Perché abbiamo sede a Maniago. Avete sede a Maniago. Esatto, però adesso chi lo gestisce è più l'innovazione che il parco tecnologico e scientifico di Ma ci sono varie sedi per il FabLab FVG o c'è una sede? C'è una sede, anche se... però non funziona tanto come FabLab, quindi col do it yourself, ma a Udine abbiamo invece le stampanti a metallo, esatto, però quelle sono più legate al mondo industriale, sì, certo. degli hobbyisti, certo. Ecco. Però la sede del FabLab è esatto, storicamente. Però cose del genere, ecco, io in un negozio me le vedrei. Anche la comprerei, cioè una roba no, bellissimo. C'è un suo sì, sì. No, certo. Consumatore. Poi colorato col fondo, quello è solo per far vedere come è strutturato, però insomma ha il suo perché. No, anche per giocarci a casa, no? Sì. Cioè una cosa. E fanno molto di moda in questo momento fare queste cose molti distratto, sì. In legno poi. In legno, esatto. A parte che il legno è andato su di prezzo, insomma. Ah sì? È raddoppiato come cosa. Beh, questa è la famosa quella lì che mette a casa apre e ci mette la frutta, le caramelle e basta cambiare la forma della base per dare una forma diversa. È divertente, anche perché è semplicissimo da adattare. Ah sì, perché è un taglio continuo. Spirale. Una spirale continua e basta. Ci sta il tempo di tagliarla, insomma. È semplicissimo da fare. Vedi? Un po' meno questi volevano. Ecco, questi qui li ha fatti un pensionato che ha imparato a usare il 2D, il
programma gratuito e poi si è disegnato i pezzi e... Menzionato, ma chi si approccia di più? I ragazzini o le persone menzionate? Allora, gli ultra cinquantenni ad alcune tecnologie tipo il taglio laser. I ragazzini sedicenni così sono più legati al mondo di Arduino e alla stampa 3D, ecco. Quindi c'è questa... anche perché forse taglio laser. Taglio laser, probabilmente taglio laser dà un risultato immediato perché in 5 minuti uno taglia, una stampa 3D richiede giorni e forse i pensionati non hanno tutta la stampa 3D. I giovani hanno più tempo. Esatto, oh, sì esatto, sono più... Vedi, vedi la differenza, esatto. Vedi, cioè i giovani hanno più tempo nel senso che perché vivranno di più, capito, un altro invece un... un cinquantenne come il sottoscritto vuole il risultato immediato perché sa che magari domani non ci sarà più. Non era così bello da dire. Grazie. Grazie. Lui vuole raccontarci qualcosa. Posso raccontarti qualcosa? Sì, sì, devi raccontarti qualcosa. Non ho detto qualcosa. E allora è più di un aneddoto. Qui se c'è, devi raccontarci qualcosa, è più di un aneddoto. Vai. Aneddoti ne ho a centinaio. Allora, questo è bellissimo. Vi racconto un paio di cose. Chi siamo? Chi siete? Ok, questo è il Fab Lab dell'Urban Center di Trieste. Progetto voluto dal Comune di Trieste. Ah. Fantastico perché... perché è aperto al pubblico e tutte le attività che facciamo sono gratuite. Aspetta, ho capito dov'è, quello vicino Mirella. Esatto, in effetti quando io dico vicino al teatro Mirella. No, vicino Mirella. Esatto. È certo. Quindi siamo noi. E facciamo tantissime attività. Dunque uno può venire a imparare a disegnare in 3D, a stampare in 3D, a usare lo scanner 3D, abbiamo il taglio laser e altre tecnologie. Volevo un aneddoto? Voglio un aneddoto. Per quanto l'aneddoto di questo pezzo? Sì. Questo pezzo è il primo pezzo della storia che è stato disegnato sulla Terra e stampato nello spazio. No. Sulla stazione orbitale. No. Sì, la NASA. Ma no. Cosa ha deciso di fare la NASA? Ha deciso di condividere con tutti quanti gli appassionati di stampa 3D il file. Dunque, se voi siete appassionati di stampa 3D, andate sul sito della NASA, scaricate il file e ve lo potete stampare. Ed è una chiave a crichetto che funziona. Funzionale? Sì. Cioè funziona. Scusa, guarda, perché il concetto qual era? Non serve che mi porto su tutto quanto l'attrezzatura, ma se mi serve qualcosa me la stampo al momento. Ovviamente stanno ancora sperimentando, però insomma... Ah, quindi l'idea è quella di portarsi nello spazio le stampanti per costruirsi... Stampanti e materiale. E dopo mi stampo esattamente quello che serve, quando serve. Sì, è avantissimo. Potrebbe essere anche concetto in realtà di futuro anche per noi, perché il ricambio... Certo, beh, ho utilizzati in vari... Cioè, per esempio, effettivamente anche nelle cose di medicina, oculistica, sì, altre certo, cose potrebbero essere utilizzate. Wow, chi viene nei vostri laboratori a provare, allora, a giocare, a mettere mano? Tutti, perché veramente da ragazzo di 10 anni al pensionato di 70 e passa anni che ha un'idea e vuole provare a trasformare la sua idea in un progetto completo. L'idea più buffa che hai visto in questo periodo? Allora, no, sorrido perché secondo me non esistono idee buffe. Ma buffe nel senso buono, no? No, c'era qualcuno che aveva un'idea per un nuovo tipo di bob per scendere dalla neve. Quello era divertente. Ma guarda, io ho un'idea lì da anni, però non so svilupparla. Adesso... Attenzione! Sei la Sandra. L'astronave? No, la scarpina. Io voglio fare la scarpa che diventa pinna. Quindi, cioè, okay, che secondo me... Con... Esatto, capisci? È molto un'idea da 007 questa. Sì, però tu mettila in commercio da... ciabatta colorata simpatica che vai al mare con quella e poi una birra prima di andare in acqua 4.0 no, ma no, non distrarmelo, cioè lo sto portando nel mio mondo un attimo, io voglio le scarpe. È fattibile secondo te? Allora, secondo me tutto è fattibile. Dunque il mio consiglio è vieni al Fab Lab. Io vengo da te. Da me? Tu puoi venire anche da me. Allora, no, oramai è iniziato un rapporto. Ho paura. Anch'io, quindi, io vengo da te e io ti dico la mia idea circa. Attenzione, sì. Noi non ci occupiamo noi di trasformare la tua idea. Devo arrangiarmi. Noi ti insegniamo a te a disegnare in 3D. Oh. Beh, meglio, esatto. Dopo tu impari a disegnare. Ecco, un'altra cosa che ti racconto, secondo me, una cosa...
che mi dà sempre una grande emozione. Quando le persone imparano a disegnare in 3D, creano il file per la stampante 3D, è un potere, un super potere, e poi vedono l'oggetto che viene fuori come l'avevano pensato, lì ti si illuminano gli occhi, ed è un'emozione per me ogni volta fantastica. Questo è uno stimolo. Ma quella assolutamente. Quella paperella, quella paperella cosa fa lì? È stata comprata e non è stata stampata. Ah. Questa sta qua perché questo è uno scanner 3D. Dunque tu hai un oggetto, lo metti sopra questo piatto di stampa, lo questo scannerizzi. Sì, e dopo hai un file tridimensionale per poterlo stampare. Quindi tu puoi riprodurlo, diciamo. Sì. Con le tolleranze che ha, con le imperfezioni che c'è da questa tecnologia, però comunque una forma di base c'è. Grazie mille. Questo è un braccialetto che a me piace sempre sperimentare, perché l'ho disegnato assieme a un'intelligenza artificiale. Dai, usa intelligenza artificiale. Sì, c'è un'intelligenza artificiale che genera delle forme dove necessita. Allora qua io ho dato alcune figure, poi ho dato dei carichi e lei è andata a crearmi queste forme qua che vedi, le ha create lei. Lei mi dà tantissime soluzioni. Cos'è un carico? È una forza. È per dire tu. Un peso? Può essere un peso, può essere un colpo, può essere. Sì. Una forza, ti direi. Siccome mi hai mostrato un braccialetto, ti chiedo, cioè, la stampa 3D è già entrata nel mondo della moda? Sì. Ah, sì? Sì, a livello tanto di ricerca, comunque, perché la moda è più sperimentazione, giusto? Allora la usano tanto, però è un po' di nicchia, adesso c'è sperimentazione per fare dei pezzi unici, qualcosa del genere. Tu sei in piedi che guardi il tuo telefonino con il polso così e appoggi la tazzina del caffè. Esatto. No? Beh, non ci avevo pensato neanche io, minimamente. Grazie mille, grazie mille. Ti aspetto, Sì, sì, sì. La pinna qua. La scarpina, Ciao. Io cercherò di corrompere un ragazzino che guarda, parlato. Disegnati. Buongiorno. Scarpina. Okay. Prima o dopo qualcuno te la farà. Esiste. Ah, ok. Quello non sono mai provato. E adesso? Qui sono le scatoline magiche. Dobbiamo sapere delle cose. No, non ce la fai, mia fai. Dirci due cose, dai. Impegniamoci. Vai tu. Queste qua praticamente sono delle schede che abbiamo fatto per insegnare l'elettronica digitale alle masse. Alle masse. Perché ci abbiamo provato, ai bambini. Vorrei fare anche un progetto insieme con l'associazione, ma è il primo progetto che abbiamo fatto tutti insieme. Ok, ma per poi insegnare ai bambini delle cose. Sì, l'idea è quella poi. Cosa diresti a un bambino per portarlo dalla tua parte, per fargli venire la voglia? È difficile. Dai. Beh, già parli. Però almeno è qualcosa di tattile, no? Cioè, abbiamo i tasti che non abbiamo ancora fatto. È quello che piace a me mettere in. Tu premi il tasto e vedi il segnale. L'idea era questa. Abbiamo anche il padre di una. Quindi gli puoi spiegare che quando tutti i segnali, quando il LED sono accesi da una parte, l'uscita è 1, questa è la porta end, una delle varie porte, e questa invece è la porta inversa, quando entrambi sono a 1, l'uscita è a 0. Quindi adesso premendo entrambi i tasti abbiamo un oscillatore. Si carica qua, 1, qua c'è 1, 0, 0 va qua, 0, 1, 0, arriva qua, 0, 1, 1, e così via. La fa facile, no? Sì. Un po' di logica, no? È banale. Un po' di logica. Lo lascio come compito per caso. Grazie mille. Mondo. Alla fine sono queste schede qua. Queste qua sono programmabili per fare tutte le porte. Con una sola scheda. Si occupa dell'animazione. Chi le fa le schede? Le schede le abbiamo fatte fare sotto per il nostro progetto in Cina. Le abbiamo salvate a mano qua. Cioè, questo progetto l'avete mandato in Cina? Sì. E poi l'avete salvato. Sì. Perché allora, i circuiti stampati sono andati fuori, sono in Cina con 10 euro con la spedizione te ne arrivano 10 schede. Se fai qua in Europa e ti arriva in tre settimane, se fai qua in Europa 2 settimane, 3 settimane, ti costa 100 euro per 10 schede. Wow.
Hai capito perché? No, non vuole, non... A me piacerebbe fine. Fare in Italia. A me piacerebbe fare in Italia. Hai capito perché? Però... A me piacerebbe fare in Italia, però non sono molto competitivo. Certo, comprensibile. Grazie mille. Grazie. Grazie. Ciao, grazie. Sabato e domenica sono spesso volentieri in giro. Partire da un grandissimo non so. Uno ciao. Ci devi spiegare delle cose tu. Cosa volete che vi spieghi? Tutto, non ci siamo qui per che, capire cosa no, fate qua. Sono fatti a mano. Sì, esattamente. Allora, inizio spiegandovi che siamo due posti distinti. Okay, e siamo l'associazione del Mittelab di Trieste, siamo basati qua a Trieste e siamo persone che sono appassionate di tecnologia, informatica, elettronica e cose nell'ambito. E lei domanderà che ci fa l'uncinetto qui. In realtà c'è una ragione. In laboratorio da noi c'è una macchina tipo un telaio che si può programmare per fargli fare dei pattern, tipo questo qua è fatto con la macchina, si possono fare anche disegni eccetera, poi manualmente vai con la mano e lui te lo disegna. Da lì è partita l'idea, ah ma che bello lavorare con la lana, lavorare, dare vita agli oggetti eccetera, e c'è la disponibilità della madre di uno dei nostri soci di imparare a disegnarci l'uncinetto. E abbiamo iniziato neanche 5 mesi fa, penso, un corso di uncinetto, perché alla fine noi siamo dei maker, delle persone che si mettono a fare insomma le cose da sé. E ci siamo un po' appassionati e c'è chi, anche maschi e femmine, si sono dati da fare e ci siamo messi a fare dei pupazzetti, per quello c'è anche questo angolino. Ma appunto facciamo cose differenti come potete vedere, qui esponiamo alcuni dei nostri progetti perché ognuno dei nostri soci fa dei progetti o personali o in gruppo e poi man mano ci piace mostrarli a questi eventi, ecco. Come insegna posti? Insegna bicchieri? Qua esattamente, per riconoscere di chi è il bicchiere, c'è appunto... Carino! Mentre di qua siamo in un altro mondo, giusto? Però sempre sì, sempre, facciamo sempre parte del MeetLab. Qui abbiamo per esempio due riciclotrasmettenti LoRa che permettono di comunicare a grande distanza, qualche chilometro per esempio. Sul serio? Sì. Trasmettono solo piccoli messaggi, non grandi quantità di dati. Lo scopo principale per esempio può essere utilizzato per trasmettere i dati di sensoristica, quindi metto un anemometro in cima alla montagna e voglio trasmettere il dato ogni 10 minuti quanto veloce è il vento, posso farlo sui canali LoRa. Sono un ottimo utilizzo. Oppure qua abbiamo delle pompe, un nostro socio aveva bisogno di introdurre il detersivo nella lavatrice e si è fatto la pompetta per introdurre la quantità esatta di detersivo. Ah, quindi cioè vengono al lab per risolvere i problemi pratici di casa. Certamente. Ti vedo la colina in bocca per questa cosa del detersivo. Bello. Che bello, ma questo mi ricorda una di Geni, ma non c'entra niente, no? Tu qual è la questo qui è l'antenna più grande, più grande è questa. Se, questo è un piccolo DSL, Quello lì è solo un GPS. GPS? L'antenna è GPS. Questo è il sensore che decodifica il segnale GPS e poi sul display scriviamo la posizione e il orario. Ricky, qua! Grazie! Poi. Alzo le mani. E questo è anche il nostro progettino, questa è una chitarra, una Telecaster, coperta di LED. Quindi praticamente... Questa la suoneremo questa sera. Chiamiamo un chitarrista adesso così. Abbiamo il nostro. No, ma così. Ok. Sente la colina, no? La volta. Guarda, è coperta di LED. Funziona.
ce l'abbiamo. Adesso sei suono, sì. Vai. Allora, a parte liuteria, come... Allora, in realtà io sono partito da un kit già semi-costruito, perché l'idea iniziale era, avevamo in Fab Lab tutte le tecnologie per fare, per partire da terra con il CNC, dal blocco di legno. Però abbiamo detto, se partiamo da quello non arriveremo mai, è talmente impegnativo che rischiamo di stufarci prima, banalmente. Allora abbiamo detto, partiamo dalla cosa che ci riesce meglio, per la parte elettronica, e poi se ci viene bene quella, facciamo un salto indietro e ripartiamo dall'inizio e facciamo una chitarra da zero. Quindi questa qui in particolare è un kit di un sito di musica, ecco. E l'abbiamo fatto perché c'era un concorso di questo sito per customizzare partendo da loro. Adesso c'è, diciamo, modo poi di proseguire e partire proprio da zero. Intanto ci siamo concentrati sulla parte del... E dopo la sentiremo su? Dopo la sentiremo alle 8:15, okay, del palco principale. Vi aspettiamo là. Grazie. Adesso... È un onore per noi, siamo proprio contentissimi di questo invito e in realtà a lui piace fare questa cosa di elettronica, sì. Quindi diciamo che poterle anche far vedere, poter ispirare qualcuno anche a fare qualcosa del genere, per me è un grande onore. L'effetto durante il concerto. Immagina il concerto che inizia al buio, Marco. Buio totale. Diciamo che abbiamo fatto un video promozionale, abbiamo fatto un video per questo concorso per cui abbiamo partecipato, e c'era proprio un palco completamente nel scuro, e poi è partito un riff di chitarra, e dopo si sono accese tutte le luci. Quello è, certo. È sicuramente... Si può vedere su YouTube, cercate The Luca Labs, e trovate il video sia della... Questo video promozionale è cortissimo, dura meno di un minuto, e poi c'è un video anche in cui il nostro chitarrista poi fa un po' di giochetti, di sonate, e fa un po' vedere le potenzialità del nostro video. Bello, grazie, ci vediamo dopo. Ciao, grazie. Qui è alto. Prossimità. Dovete provare. E questo è invece. Mission Quest, senti che. Manipolare interagisce a seconda di come interagisce, si crea la comunità. Bellissimo.
sentito però. Mario, se si senti l'audio della Bose, compro tutti i microfoni esistenti. Della... Si sentì? È la Bose? No, dove devi far sentire. Accensione stufa 15:30-18. Che stufa? Questa è una stufa. Questa è la stufa. Questa è una bellissima stufa. Stufa completamente fai da te. È una stufa? È una stufa fai da me. E non fai, fai da te, fai da te. Fai da te. Praticamente questa stufa qui è tutta la pirolisi, quindi un effetto dovuto al calore che fa generare dei gas alla legna. E la legna genera questo gas. Il gas sale, arriva nel secondo stadio dove entra l'aria della seconda ventola, okay. E qui si genera una fiamma. Questo sistema qui permette una miscelazione ottimale dell'aria con il gas e quindi la fiamma che ne deriva è totalmente pulita, non fa fumo, non fa emissioni di polveri. Il consumo di legna è superiore rispetto a una stufa normale, inferiore, è uguale, simile, è uguale. Uguale. Solo che riduce le emissioni e soprattutto il design è molto economico. Ma e dove viene messa la legna? Cioè in questo il pellet caso, no? viene riempito. Pellet? Sì, pellet, questo qui. Ok. Lo riempio di pellet fino a questa altezza qui praticamente. Dopodiché va accesa con della diavolina o con una fiamma. Certo. Poi si accende, si aspetta che prenda bene e poi gli si può aggiungere pellet da sopra fin quando la si vuole far andare. Quindi potenzialmente replicabile in grandezza per quanto si vuole? Sì, potrebbe essere replicabile in dimensioni superiori, magari aggiungendogli un sistema che inserisce il pellet in automatico per fare una caldaia domestica. Sì, ecco, volevo arrivare lì, caldaia domestica. Questa qui ha già una potenza di quasi 10 kW. Cosa quindi, copri con 10 kW? Quasi una casa, come riscaldamento. 40 metri? Non so di preciso, però tipo casa mia... Ah, che è una casa abbastanza grande, ha circa 20 kW di potenza la caldaia, okay. Quindi questa ne ha 10, sarà... Tu l'hai provata in ambienti del genere per no, capire quanto scalda? No, ma sì, non può essere usata al chiuso per ragioni che consuma tutto l'ossigeno. Ok, però, scopo per il quale hai fatto? L'ho fatta per mostrare alla Maker Faire, perché praticamente io è da molti anni che costruisco stufe con i barattoli del caffè Illy. Noi a casa usiamo costruisce stufe con i barattoli del caffè Illy. No, non le ho mai vendute ancora. No, però mi diceva il problema dell'ossigeno, no? Esatto. Che poi in casa non possono consuma essere utilizzate. Consuma ossigeno e comunque un pochino di odore lo fa. La ok, ma dove può essere utilizzata? Cioè, dove può ha essere, senso? Allora, avrebbe senso usarla per un campeggio, ad esempio. Per un campeggio avrebbe senso? Tipo, ad esempio, ovviamente va chiusa e qui si possono mettere dei rialzi, come dire, dei separatori, e sopra si può mettere una pentola, ad esempio, cucinare. Ah, ok, quindi diventa una sorta di fornello. Esatto, un fornello, però questa è molto potente, quindi andrebbe usata al minimo come fornello. Potentissima. Sì, abbastanza, insomma, già fa una fiamma alta così, al massimo. Sì, sì. Giacomo, ma sì. Tu alle 18 fai l'accensione della stufa. Sì. E casomai noi dopo magari torniamo. Se riusciamo a metterci la sveglia alle 18 passiamo. O 19:30 se fai. Ah, 18 o 19:30, queste sono le tre accensioni, quindi sì, se esatto, 18 o 19:30. Va bene. Grazie mille. Grazie. In più è controllabile dal cellulare, non vi ho detto che ho creato questa app in cui controllo le due ventole dal cellulare tramite Bluetooth, si connette all'Arduino e posso regolare separatamente la potenza delle ventole. Allora, io ti attendo per una stufa che si può utilizzare in casa, che noi ci stiamo pensando a una stufa legna, quindi quando sei pronto per una economica giusta che si possa utilizzare in casa senza problemi di ossigeno, ci chiami. Boh, dopo ritorniamo. Grazie. Thank you.
la stufa che ho realizzato come sì, non è commercializzabile ancora, però intanto è una prova. Può essere usata sia per riscaldare una casa, sia per riscaldare l'acqua, o per cucinare anche, per cucinare un campetto. Questo è il funzionamento? Sì, sì, sì. Sì, okay. Vai, andiamo a dirti, guarda. Adesso tutto c'è ancora buono. Thank you.
What is this? Yes. So this is a audio acoustic levitator. Audio acoustic levitator? Yes. Or just an audio levitator. So there's no wires, no tricks, something like that. I can even levitatore acustico. Yes. I can even take this out and place them back in. So how does this work? Basically, I have a lot of ultrasonic emitters. These are 40 kilohertz emitters, basically just 40 kilohertz. So we can't hear them at all. But these are producing sound at a very good frequency. Yes. Stop. Yes. Tanti altoparlanti che emettono frequenze di 40 kHz, per cui non sono udibili, ma... Yes, and because I have them in pairs, each one of them is facing another, I can create a standing wave. That means that at certain points in this area, the air is moving, while at certain others, called knots, the air is completely still. So, if I place an object in one of the knots, it will stay there, because if it moves just a little bit, it will encounter a very strong movement of air, so it's caught in this place. I can even rotate and move it, and because of the shape, they are completely caught in hourglass-shaped way, places where there's no movement of air. Stop. Ogni altoparlante è perfettamente accoppiato al suo gemello e ci sono dei punti chiamati nodi dove le forme d'onda si incontrano e creano una forma d'onda statica che praticamente mantiene in equilibrio l'oggetto. Incredibile. It should be fine. I mean, as long as you don't block all of the emitters. I mean, okay, now you block one too many, but yeah, it's usually okay. Incredibile. Okay. And one more thing I can actually do with this, by changing the delay between the top and bottom, I can actually lower or lift the object inside. So I can just then cycle the entire process. So I can go from one to modulate the delay. Exactly. You can build this. It's possible to build it larger. However, this is 40 kHz for a reason. If I want the wavelength is just 4 mm, so I can level it small things. But at least it's not annoying. If I were to go down beneath 20 kHz, it would become very, very loud and annoying. The bigger, the lower the frequency. Yes, I could make levitate much bigger things with, let's say, 25 kHz. I think it's 7 mm, but 25 kHz. But that also means the emitters are bigger, which means the whole thing is bigger, so it's harder to transfer and so on and so on. And also, it becomes less strong. As you know, here you have very intense differences between one point and another. While if you have a large wave, then it's a gradient, slowly becoming no movement, movement, and a lot of movement. So it would bounce up and down. Very difficult to control. Exactly, exactly. This already took a bunch of time, so I've not tried making a bigger one. Where are you from? Ljubljana, Slovenia. Very, 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 very incredible. Thank you. Thank you very much.